Wikiradio. Tommaso Pincio racconta Philip Dick. Oggi, 2 marzo 2012, ricorre il 30° anniversario della scomparsa di Philip Dick. Scomparso giusto appunto il 2 marzo di 30 anni fa, il 2 marzo 1982. E parlo di scomparsa non a caso. Da bambino, quando mi capitava di udire per radio o per televisione che una certa persona era scomparsa, non pensavo alla morte. Prendevo quella parola alla lettera, pensavo cioè che quella certa persona non fosse defunta, ma semplicemente sparita, che si fosse assentata senza lasciare un recapito, senza dire quando sarebbe tornata e soprattutto se sarebbe tornata. E col tempo però, a furia di udire parlare di persone che scomparivano, ho cominciato a insospettirmi. Mi sconcertava che così tanta gente sparisse di punto in bianco e ancora di più mi lasciava perplesso il modo in cui veniva accettato questo strano fenomeno. La scomparsa sembrava intristire un po', ma niente più di questo. Nessuno si dava da fare per il ritrovamento degli scomparsi o per evitare che altre persone scomparissero. E a poco nella mia mente di bambino prese forma un mondo spaccato in due. Da una parte i reperibili, coloro che ancora avevano una casa, un indirizzo, un posto dove trovarli. Dall'altra gli scomparsi, ossia coloro che non era più possibile rintracciare. Come tutti sappiamo, la realtà è un poco diversa da come la immaginavo da bambino. Non di meno, per quanto strano mi potesse sembrare, per quanto sospettassi un imbroglio, quella era per me la realtà, il mondo con cui dovevo fare i conti. E quel mondo era un mondo alla Philip Dick, perché proprio di questo parlano tanti suoi romanzi e tantissimi suoi racconti, di persone costrette a fare i conti con un mondo dove i conti sembrano non tornare mai. Ma vediamo di essere più chiari. Chi era Philip Dick? Volendo definirlo nella maniera più semplice possibile, dovremmo dire che Philip Dick era uno scrittore di fantascienza. Se invece volessimo essere più precisi ancora, dovremmo dire qualcosa di diverso, ossia che Philip Dick è stato un uomo che trascorse buona parte della sua breve vita scrivendo romanzi e racconti di fantascienza. La differenza tra queste due definizioni, per quanto minima possa sembrare, è fondamentale. Essere uno scrittore di fantascienza non era il sogno di Philip Dick. Il suo sogno era quello di diventare scrittore e basta. Di scrivere, cioè, romanzi seri, romanzi mainstream, come si dice in inglese, ossia romanzi che parlano di persone reali e di cose normali, e non di viaggi nello spazio o di creature extraterrestri. E ne scrisse molti Philip Dick di romanzi seri. Il guaio fu che non li voleva nessuno, e quando spediva un romanzo serio a un editore, il risultato era sempre lo stesso. Veniva rispedito al mittente con una lettera di rifiuto. I soli editori che furono disposti a pubblicare i suoi racconti furono gli editori di fantascienza. E fu così che Philip Dick cominciò a dedicarsi a questo genere letterario che a quei tempi nessuno prendeva sul serio. Cominciò un po' per caso e un po' per costrizione, perché gli editori di fantascienza, oltre a pubblicare i suoi racconti, li pagavano anche. Li pagavano poco, ma li pagavano. E poco per Philip Dick significava moltissimo, perché Dick era tutt'altro che ricco. Dick cominciò a pubblicare le sue storie, i suoi racconti, negli anni 50,
Era molto giovane all'epoca, poco più che ventenne, e viveva in California, dove conduceva un'esistenza abbastanza disordinata. Per come la racconta lo stesso Philip Dick, il tentativo di fare qualcosa di diverso rispetto alla semplice fantascienza ha condizionato non poco la sua scrittura e la sua vita. La fantascienza gli dava da campicchiare, ma lo viveva come una grande limitazione. Le persone che lo frequentavano, i suoi amici di quel periodo, hanno raccontato che Dick dava l'impressione di scrivere fantascienza semplicemente perché così gli era capitato. Ma nell'intimo, dentro di sé, supplicava Dio affinché gli pubblicassero un romanzo serio. Col tempo poi si è rassegnato. Nei turbolenti anni 60 Dick smise di coltivare ambizioni da scrittore mainstream e si dedicò in modo pressoché esclusivo alla fantascienza, dando alle stampe i suoi libri migliori. Ubik, L'uomo nell'alto castello, Noi marziani, Tempo fuori sesto, Le tre stigmate di Palmer Eldritch, Ma gli androidi sognano le pecore elettriche. Tutti questi romanzi risalgono proprio a questo periodo. Gli anni 60 segnarono però anche un crescendo in negativo sul piano personale. Le relazioni affettive di Dick si fecero sempre più conflittuali e le amicizie sempre meno raccomandabili. Ma soprattutto in quegli anni crebbe il suo consumo di psicofarmaci, di anfetamine, quando di non stupefacenti veri e propri. Ecco, questa lunga serie di sregolatezze, da cui a un certo punto Philip Dick cercò di liberarsi rifugiandosi in Canada per qualche tempo, non furono una mano santa per il suo equilibrio psichico, che era già precario di suo, né per il suo cuore, non fortissimo. Dick iniziò a soffrire di tachicardia da giovanissimo e queste sregolatezze lo condussero a una morte prematura. Aveva infatti soltanto 52 anni il 2 marzo 1982, quando dopo una serie di attacchi cardiaci, Philip Dick scomparve. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Ten Hauser Gate. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Quello di Philip Dick fu un destino crudele, fu crudele fino all'ultimo. Philip Dick morì infatti pochi mesi prima che Blade Runner uscisse nelle sale. Questo film di Ridley Scott, film che tutti conoscono, una pietra miliare del cinema di fantascienza e non soltanto del cinema di fantascienza, è tratto proprio da un romanzo di Dick, Ma gli androidi sognano le pecore elettriche. Blade Runner ebbe un successo straordinario e inaugurò quello che potremmo chiamare un lungo processo di beatificazione culturale, ma soprattutto cinematografica, di Philip Dick. A Blade Runner seguirono infatti molte altre pellicole, tutte tratte dai suoi racconti. Ricordiamo Atto di Forza con Schwarzenegger, Screamers, Impostor, Paycheck, Scanner Darkly, Next, I Guardiani del Destino e Minority Report di Spielberg. Where's my Minority Report? Do I even have one?
No. What? No. Tutti questi film sono film dichiaratamente ispirati a Dick. C'è poi però una lista non meno lunga e forse anche più significativa, quella cioè dei film non dichiaratamente ispirati a un preciso testo, romanzo, racconto di Philip Dick, ma comunque di sapore smaccatamente dickiano. The Truman Show, per fare un esempio, è chiaramente ispirato al romanzo Tempo fuori sesto, perché vi è proposta una situazione analoga, ovvero quella di un uomo che vive all'interno di un gigantesco imbroglio di cui tutti sono consapevoli tranne lui, tranne il protagonista. Anche il più recente Inception di Christopher Nolan riprende temi trattati da Dick in un romanzo molto famoso, Ubik. Con ancora indosso l'allegro pigiama a righe stile clown, Joe Chip si sedette pigramente al tavolo della cucina, si accese una sigaretta e, dopo aver inserito una monetina, girò il quadrante della sua macchina omeodiana presa in affitto poco tempo prima. Essendosi sbronzato la sera precedente, passò oltre le notizie interplanetarie, indugiò un attimo su notizie interne e infine scelse pettegolezzi. Sì, signore. Disse cordialmente la macchina omeodiana. Pettegolezzi, indovinate cosa sta combinando proprio in questo momento Stanton Meek, il riservatissimo speculatore finanziario, conosciuto in tutto il sistema interplanetario. I suoi meccanismi sibilarono e subito dopo uscì dalla fessura un rotolo di carta stampata in quadricromia, inciso elegantemente a caratteri cubitali, che scivolò lungo la superficie del tavolo di Neotech e rimbalzò sul pavimento. Con il mal di testa, Chip lo recuperò e lo srotolò davanti a sé. Mick rimedia 2000 miliardi dalla Banca Mondiale, Londra Associated Press. Cosa sta combinando Stanton Meek? E potremmo proseguire di questo passo fino ad arrivare al film più dickiano in assoluto, più dickiano persino dei film che sono dichiaratamente ispirati all'opera di questo scrittore. Sto parlando di Matrix. Ben 4 decenni prima dell'uscita di questo film dei fratelli Wachowski, nel 1959, Philip Dick raccontò la storia di un uomo che scopre a poco di essere al centro di un complotto gigantesco. La paciosa e idilliaca cittadina di provincia in cui costui crede di vivere non è che una messa in scena, un involucro fittizio creato per tenerlo lontano dalla guerra che infuria all'esterno e consentire così all'esercito di sfruttare i latenti poteri di chiaroveggenza di quest'uomo, senza che lui se ne renda conto. L'analogia con lo scenario di Matrix è palese, ma c'è di più. Nel 1974 Dick fu sconvolto da una serie di esperienze e visioni mistiche. In seguito a queste visioni si convinse una volta per sempre che la matrice spazio-temporale, per usare le sue parole, la matrice spazio-temporale del mondo è soltanto un'illusione, un ologramma. Da quel momento Philip Dick passò il resto della sua vita a meditare su quello che aveva visto, o per meglio dire su quello che aveva creduto di vedere, e lasciò un'enorme quantità di appunti nei quali usò espressamente la parola Matrix e avanzò inoltre anche un'ipotesi che di fatto è la fotocopia di quel film. Queste sono le parole di Dick. Se si ammette che la nostra realtà consiste in una sorta di quadro proiettato, apparirà evidente che tale proiezione deve essere opera di un artefatto, una macchina insegnante simile a un computer che ci guida, ci programma e, in generale, ci controlla, mentre noi agiamo inconsapevoli della sua presenza all'interno del nostro mondo proiettato. Ecco, detto in parole più povere, Dick ci descrive un gigantesco computer, ci fa credere che questo computer sia la proiezione di un mondo che in realtà non esiste. È praticamente lo scenario in cui è ambientato Matrix, né più né meno. At last, I imagine
But right now you're feeling a bit like Alice, tumbling down the rabbit hole. Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life. There's something wrong. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me. Do you want to know what it is? Ma siccome Matrix non è tratto da un romanzo o da un racconto in particolare, il nome di Philip Dick non lo troverete nei titoli di testa e neppure in quelli di coda di quel film. C'è però una scena in Matrix che può essere forse interpretata come una sorta di omaggio in codice. Per la precisione, la scena in cui viene rivelato che il mondo non è che una simulazione informatica concepita per tenere il genere umano in schiavitù. In questa scena si vede Morpheus che invita Neo, il personaggio interpretato da Keanu Reeves, a guardare dentro un televisore. Lo schermo del televisore mostra una Terra desolata e inospitale, la Terra come realmente è. Ecco, la televisione in questione è un vecchio apparecchio degli anni 50, un modello chiamato Deep Image, un nome dal vago sapore gnostico. Coincidenza vuole che in quel periodo, agli inizi degli anni 50, Dick lavorasse proprio in un negozio dove si riparavano televisori. Voluta o no, è una coincidenza molto significativa, perché Dick si licenziò da quel negozio dopo aver venduto il suo primo racconto di fantascienza. Dick credeva che da allora in poi avrebbe campato di sola scrittura. E in effetti fu quello che fece, campò di sola scrittura, se per campare intendiamo sopravvivere ai limiti dell'indigenza. Comunque sia, il successo postumo di Philip Dick è dovuto in grandissima parte proprio alle questioni sollevate in Matrix, cioè al dubbio che il mondo in cui viviamo di fatto non esista, che sia un'illusione, che sia un brutto sogno, una messa in scena di un'entità superiore e malefica. Se però consideriamo il problema da una prospettiva più ampia, non c'è nulla di particolarmente originale in tutto questo, perché è dai tempi di Platone, forse addirittura da prima, che l'umanità si lambicca sulla reale consistenza di ciò che percepiscono i nostri sensi. Basti pensare a Cartesio, al suo penso dunque sono. E in effetti però nell'opera di Philip Dick non c'è soltanto il dubbio di tipo cartesiano, la paranoia circa l'effettiva consistenza di ciò che chiamiamo realtà. C'è anche dell'altro, qualcosa di non altrettanto immediato, ma forse di ancor più importante. It's time that some of us woke up to this reality, to understand that people who try to maintain empires and create empires do it by manipulating the people they're trying to conquer. Control. You have to let it all go, Neo. Fear, doubt, and disbelief. Free your mind. Now, if that isn't a hazard to this country, how are we going to keep building nuclear weapons? You know what I mean? What's going to happen to the arms industry when we realize we're all one? It's going to fuck up the economy. The economy that's fake anyway. L'altro, ecco, prima dicevamo dell'altro che nell'opera di Philip Dick è qualcosa di meno evidente ma forse di più importante dell'ipotesi per cui la realtà in cui viviamo sia soltanto un grande imbroglio. Ecco, questo altro, cos'è questo altro? Questo elemento ulteriore, molto presente in Dick ma spesso poco notato, poco osservato anche dagli stessi studiosi di Dick, è il tempo. Il tempo, per uno scrittore di fantascienza, è una variabile fondamentale, perché solitamente i romanzi di fantascienza immaginano il futuro, dunque si mettono in relazione con una precisa idea di tempo.
Questa cosa è talmente vera che i romanzi di fantascienza spesso vengono anche chiamati romanzi di anticipazione, perché vengono prima del tempo in cui sono ambientati. Il tempo poi è una variabile importante anche per i lettori dei romanzi di fantascienza, e lo dimostra il fatto che spesso si esalti uno scrittore perché sembra avere precorso i tempi. Pensiamo un attimo, quante volte abbiamo sentito dire di uno scrittore come Philip Dick o di Orwell o di Jules Verne, lo aveva previsto. Ecco, perché mai il prevedere dovrebbe essere una qualità letteraria, dovrebbe indicare che un determinato scrittore è un bravo scrittore? E la risposta è che perché in fondo è quello che desideriamo. Cioè, noi desideriamo che anni, decenni o secoli addietro qualcuno abbia immaginato quello che oggi siamo. Questo fatto è consolatorio in qualche misura, perché implica l'idea, o forse anche soltanto l'illusione, che noi in quanto esseri umani possiamo fare altrettanto. Cioè, implica l'illusione che, a dispetto della nostra apparente sconsideratezza, noi esseri umani sappiamo quel che facciamo, sappiamo dove stiamo andando, cioè che non facciamo delle fesserie, che c'è un disegno preciso nei nostri comportamenti anche stupidi, sciocchi, incomprensibili. C'è però, come dire, un aspetto, diciamo così, meno consolatorio, è che purtroppo la gran parte delle profezie contenute nei romanzi di fantascienza sono spesso accidentali, fortuite. Raramente, infatti, gli scrittori si pongono davvero il problema del futuro in senso stretto, inclusi gli scrittori di fantascienza. Può succedere che credano di farlo, ma in realtà gli scrittori parlano del loro presente e non di rado parlano di un presente molto limitato, molto circoscritto, perché di rado gli scrittori si spingono oltre il microcosmo delimitato dalle pareti domestiche. Per Dick fu esattamente così. Quasi sempre i protagonisti dei suoi romanzi sono infatti uomini che vivono in piccoli centri abitati, fanno lavori molto ordinari come il commesso di un negozio di elettrodomestici, oppure si innamorano di donne fredde e tiranniche, preferibilmente ragazze dai capelli neri, e cercano di dare un senso alla loro frustrante routine quotidiana, magari ipotizzando che il mondo in cui vivono non è reale, ma soltanto una sofisticata contraffazione allestita da, appunto, un'entità malevola di qualche tipo. È però vero che Dick era anche molto attratto dalla divinazione, l'idea di anticipare il futuro lo interessava. Nelle sue storie, infatti, compaiono spesso personaggi con poteri precognitivi. Questo fatto però non significa che la sua preoccupazione fosse davvero quella di prevedere, di anticipare la società del futuro. Perché Dick aveva un'idea che potremmo definire schizofrenica del tempo. Quando dico schizofrenica, dico che immaginava il tempo come una sorta di presente infinito, dove tutto viene percepito in modo simultaneo, dove non esiste alcun principio di causa ed effetto. Gli eventi passati, le cose che sono accadute prima, coincidono costantemente in Philip Dick con il momento presente e dunque anche con i momenti futuri. Concretamente, ecco come Dick spiegava il fenomeno che potremmo chiamare del presente infinito. Lo spiega Philip Dick prendendo quale esempio un adolescente che non riesce a chiedere un appuntamento alla compagna di classe, una ragazza di cui questo ragazzo è invaghito. E qui è Philip Dick che parla. Sulla base della mia esperienza schizoide effettiva, posso dire che uno osserva la ragazza per un annetto circa, esaminando mentalmente ogni tipo di sviluppo. Gli sviluppi positivi si raggruppano sotto la voce sogni a occhi aperti, gli sviluppi negativi sotto la voce fobie. Questo violento dibattito interiore tra aspetti negativi e aspetti positivi, tra sogna occhi aperti e fobie, va avanti all'infinito. Nel frattempo però la ragazza non ha neppure idea che tu esisti. E indovina perché? Perché è vero, tu non esisti. Ecco, quando l'adolescente diventa adulto,
Il meccanismo si ripresenta immutato in ogni genere di situazione, anche quando si va a pagare la bolletta del telefono all'ufficio postale. Da una parte abbiamo un individuo che passa il tempo a sognare o sviluppare fobie, dall'altra parte c'è il mondo, fonte di sogni e di paure. Un mondo che è sempre uguale a se stesso e che fatalmente ignora l'individuo, come la ragazza ignora il ragazzo. Lo ignorava prima e lo ignorerà poi. Certo, l'individuo potrebbe tentare di fare qualcosa di più incisivo che lambiccarsi sulle sue fantasie. Potrebbe agire, prendere l'iniziativa. Il ragazzo potrebbe invitare al cinema la ragazza. Ma questa presa di iniziativa vale per le persone normali, non per Philip Dick e i suoi personaggi schizzoidi, i quali sono convinti che nulla possa evitare la disfatta della non esistenza. Nell'universo di Dick, il mondo degli individui e quello esterno viaggiano su lunghezze d'onda diverse e sono perciò destinati a non incontrarsi mai, a non poter coesistere e dunque a non esistere in senso compiuto. In uno scenario di questo tipo, prevedere il futuro è una cosa facilissima, perché la risposta è sempre la stessa. Il mondo, come crediamo di vederlo, è un imbroglio. Il futuro è sempre un imbroglio. E non si tratta di autentica preveggenza, perché l'unica cosa che distingue il passato dal futuro è il fatto che prima non vedevamo l'imbroglio, mentre ora lo vediamo. Ritorniamo per un attimo all'esempio di poco fa, l'ipotesi di Dick per cui il mondo che noi conosciamo è in realtà una specie di ologramma, una massa di informazioni che noi, in quanto unità di una mente superiore, processiamo dandogli la sembianza di oggetti e persone reali. Ecco, questa idea di un mondo alla Matrix, di un mondo come gigantesco computer, è di fatto un paradigma. Ossia, non è nient'altro che un modo di vedere le cose. Così siamo giunti alla conclusione che l'universo è un computer semplicemente perché viviamo nell'era dell'informatica, nell'era dei computer. Probabilmente, se fossimo delle api, saremmo portati a pensare che l'universo funzioni come un alveare. Se fossimo delle prostitute, che il mondo funzioni come un bordello. In realtà, ciò che davvero Dick lamentava, ciò che ci ha insegnato e che ci continua a insegnare, è proprio questo. Che noi, in quanto esseri umani, siamo costretti in una prigione. La prigione del nostro sguardo, del nostro modo di vedere le cose. Forse Philip Dick non ci offre una vera via di fuga da questa prigione, ma ci obbliga con i suoi racconti, con i suoi romanzi, a tenere desta la nostra attenzione. Ci invita a non scambiare le sbarre per la libertà. E non è poco. Il 2 marzo 1982 scompare a Santa Ana Philip Dick. Tommaso Pincio l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Federica Barozzi con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Il brano che avete ascoltato è Interstellar Low Wave di Sun Ra.